Salve amici, sono Cristina Di Bella e ci troviamo qui oggi nella sede di Più S Web in presenza di due nostri carissimi amici, Francesco Cirillo, giornalista e scrittore di Diamante, e Umberto De Rosa, padrone di casa, oggi in una veste diversa dell'intervistato. Vogliamo affrontare un problema che si ripresenta tutti gli anni all'inizio della stagione estiva, cioè la presenza di una fetta di turisti che invadono in qualche modo le nostre coste e pongono in essere dei comportamenti in alcuni casi incivili che destano preoccupazioni e disagi e in qualche modo compromettono anche la buona reputazione dei nostri luoghi. L'occasione di questo incontro nasce da un articolo scritto dal nostro amico Francesco Cirillo, il cui titolo già di suo è semplificativo di tutto il suo pensiero, ed è dalla campagna con furore in arrivo i turisti mannari. Questo articolo è stato lo spunto per creare questo incontro che ha fortemente voluto Umberto De Rosa, per puntualizzare il contenuto dell'articolo e cercare un attimino anche di lenire la vena offensiva che in qualche modo si denotava nel tuo scritto, vero Umberto? A mio modesto avviso sì, ci sono dei punti insomma che non rispecchiano la realtà, ripeto, a mio avviso ci sono dei punti che fanno di tante erbe un solo fascio. Approfitto intanto per salutare i nostri amici che ci seguono e ti auguro in bocca al lupo per questo tuo battesimo davanti alle telecamere. Dovete sapere amici che Maria Cristina da tempo collabora con Più S Web TV, però da dietro le quinte mi prepara determinati articoli, mi fa delle indagini su quello che sarà la prossima intervista e quant'altro. Voglio salutare anche il nostro amico Francesco Cirillo che gentilmente ha accettato questo invito, perché poi alla fine sarà un, chiamiamolo dibattito, ma molto amichevole, perché vogliamo cercare di tirar fuori i veri motivi perché accadono determinate cose, no? Francesco? Sì, vabbè, intanto vi ringrazio per avermi invitato, che non è cosa da poco, di solito non vengo mai invitato ai dibattiti, perché sono molto diretto, sono molto schietto, a tratti anche provocato e scomodo. Il mio articolo, che non è il primo articolo, io ne ho scritto tantissimi articoli su questo tipo di turismo, anche in alcuni miei libri saggio, tipo uno Calabria ti odio, dove appunto evidenziavo questa nostra particolarità di territorio. Allora, noi siamo un territorio che ha come residenti invernali 125.000 persone e siamo sparpagliati in 20-22 comuni esterni, interni e sul mare. Diciamo che è quasi una territorialità abbastanza tranquilla tra i vari paesi, non ci sono faide fra paesi, viviamo bene di tutti quanti, insomma ci rispettiamo tutti quanti, ci conosciamo tutti i 125.000, ci conosciamo tutti quanti bene o male. Poi l'estate che succede? Succede che dai primi di luglio ai fine di giugno arrivano frotte di turisti che superano la sostenibilità, cioè arriviamo a 1,5 milioni di abitanti. Quindi i paesi scoppiano, perché chiaramente poi i paesi hanno lo stesso personale che hanno l'inverno, non è che l'estate diciamo che i vigili oppure gli impiegati oppure i carabinieri aumentano. Se i carabinieri in un paese sono 4, d'estate rimangono 4. Quindi questo crea, diciamo, una insostenibilità, una invivibilità, che al di là se sono campani, potrebbero essere pure 1,5 milioni di svizzeri, e ci troveremmo bene o male nella stessa situazione. E quindi, perdonami, ne approfitto per introdurre un'altra domanda. Proprio in base a quello che tu dici, la responsabilità forse è più della mancata progettazione anche di una politica di accoglienza del turismo, non è del turista in sé. Esatto. No, non è il turista in sé. Diciamo che il turismo viene spinto da una situazione nella quale si trova, e potremmo fare tantissime
tantissimi esempi. Se si riducono le spiagge libere, no? Per esempio, per una legge regionale del 2005 che prevede per ogni comune solo il 30% di spiaggia libera, e allora e si riducono le spiagge libere, è chiaro che la massa di gente si trova costretta in uno spazio piccolissimo, di 40 metri, e arrivano 200 persone. Allora è chiaro, anche se fossero 200 svizzeri, si arriverebbe alla situazione di insostenibilità. Quindi c'è una questione che parte proprio dall'origine. L'origine di tutto questo sono gli anni 80, quando questa zona, quando questa zona è stata oggetto di speculazione edilizia, certo, gestita dalla mafia, quindi molte di queste erano speculazioni abusive gestite dalla mafia. Ricordiamo, oggi siamo a luglio, a un mese, il 21 giugno del 1980 è stato ucciso Giannino Losardo, ed è stato ucciso perché lui aveva capito che si stava trasformando questo territorio, si stava trasformando, e voleva in un certo qual modo fermare. Allora a quel tempo, con 7, 8, 10 milioni si comprava un appartamentino qua di 40 metri qua. Nella nostra regione vicina, diciamo la Campania, in Basilicata, con quei soldi non ci facevi niente. E allora la gente, chiaramente avendo bisogno di un posto al sole, investiva in questi mini appartamenti. Mini appartamenti che erano pollai, sono stati costruiti non con una logica di un piano regolatore, come ha fatto per esempio il comune, come ha fatto Maratea. Cioè, Maratea perché non si trova in questa situazione, oppure Agropoli, oppure quelle zone della stessa Campania, perché avevano piani regolatori. Qua invece non hanno fatto piani regolatori, siamo andati avanti a piani di fabbricazione che venivano trasformate dalla mattina alla sera, per cui sono nate tutte quelle brutture che oggi noi vediamo. Umberto, invece tu volevi sottolineare, avevi una sorta anche di disappunto rispetto al contenuto di questo articolo, si concentrava molto di più. Perché ascoltando Francesco adesso non mi ci trovo più con l'articolo che ha scritto qualche giorno fa, perché l'articolo era puntato sui turisti, adesso il baricentro si è spostato. No, scusami. Il baricentro adesso si è spostato, ahimè, sulla problematica di chi accoglie, no? Sicuramente hanno costruito delle colombaie aspettandosi forse dei fenicotteri, ma i fenicotteri sono degli animali molto esigenti e, per carità, certo, figuriamoci se arrivavano qui. Tra l'altro, per arrivare qua la gente ne è arrivata tantissima. Certo. Io, se mi permettete, nel 1983 sono venuto per la prima volta, sposo giovanissimo con una figlia, stavamo al villaggio Il Fortino a Preammare, che era un paradiso. Io ero tra virgolette fra i più poveri, avevo forse tra le macchine più piccole nonostante che era nuova. Man mano si è deteriorato il rapporto, perché c'è stata un'improvvisazione esasperata per quello che era l'accoglienza. Ancora oggi in moltissimi casi non si parlano altre lingue, non c'è un'informazione per chi arriva da fuori, anche se arriva da Papasitero già si trova in difficoltà da queste parti, sulla costa, eccetera eccetera. Però quello che vorrei, e contesto ad alta voce a Francesco che menziona Amalfi, insomma, prima Repubblica Marinara, capostipite del turismo, Costiera Amalfitana è un qualcosa che sta a sé nell'Olimpo del turismo mondiale, e ritengo sia impari questo paragone. Positivo quella zona. Non è quello che sì, però non è che, scusami, tu hai chiamato Mannari i turisti che arrivano dalla Campania, scusami, e ci sono, l'hai scritto tu, io l'ho solo copiato, ci sono proprio dei punti di riferimento nei comportamenti di queste persone. Abbiamo quelli. Non abbiamo quelli. Non abbiamo, allora, siciliani. No, scusa, abbiamo posso maggioranza. Dire, io mi permetto di dire, lo dico davanti alla telecamera, chi mi conosce lo sa, io ho un'esperienza quasi quarantennale della zona, conosco benissimo, almeno da Tortora, da Mantea, compreso l'interno, perché ho fatto distribuzione capillare negli alimentari, ho fatto il fotografo per tantissimo tempo, sono entrato in tutti i buchi,
e conosco bene l'organizzazione d'accoglienza, mi permetto di dire, non sto qui a dilungarmi altrimenti certo, divento sì. pesante, però il fatto che vedi si faccia karaoke eccetera eccetera, prima di tutto io penso che ogni simile vuole il suo simile e chi soffre di più è chi ha comprato, come dicevi tu, 30 anni fa una casetta a poco prezzo, ma comunque quelli che comprano a poco prezzo non sono né mannari né delinquenti, sono persone che con poca economia nel loro perbenismo vogliono fare la vacanza. Oggi siamo al punto che quell'80-90% di persone per bene che grazie a Dio ci viene a trovare, ahimè, subisce come noi residenti. Ora, alla fine della fiera, dovremmo essere noi ad arginare il problema. E poi magari spiegherò ancora qualcos'altro se mi darai l'opportunità. Certo, sì. Grazie. È proprio di questo volevo parlare. Secondo te, secondo entrambi, quali potrebbero essere le soluzioni in una situazione che è già largamente compromessa? Allora, che cosa si può fare per salvare il salvabile, come si suol dire? Allora, è una cosa che è molto difficile, secondo me. Allora, intanto i comuni, io quello che dico, non è che faccio un ragionamento campanilistico. Non faccio, perché però è identitario, sono due cose diverse. Il campanilismo è quando uno rivendica la superiorità del proprio paese. Diamante è superiore a Belvedere è superiore a Cesare, quello è il campanilismo. L'identità invece è diversa, l'identità invece accomuna. Allora noi avevamo un'identità, la nostra identità, che era quella originaria dei Bruzzi, noi siamo certo, originari sì. dei Bruzzi. Allora, la nostra identità qual era? Era quella di una cultura che era basata anche economicamente sul cedro, sulla pesca, sull'agricoltura. Noi siamo stati millenni con la pesca, il cedro e l'agricoltura. Non è che abbiamo siamo stati commercianti, avevamo e abbiamo una nostra gastronomia, questa è l'identità. Questa identità scompare. Io ho fatto pure un esempio dal punto di vista musicale, no? Noi non abbiamo uno spettacolo di teatranti, di musicisti calabresi, come se la Calabria non avesse una propria identità. Quindi senza nulla togliere a Nino D'Angelo, a Gigi D'Alessio, che sono sicuramente dei grandi musicisti, dei grandi cantanti che hanno un loro vasto pubblico, senza nulla togliere a loro, ma noi abbiamo anche, e dov'è la nostra calabresità? Ecco, io ho fatto l'esempio, noi annulliamo questa nostra identità, a differenza, ho fatto l'esempio del Palearizza, che è un festival che si fa nell'area sì. grecanica della Calabria, che è una zona che io amo tantissimo, proprio perché lì trovi la Calabria, trovi i calabresi, trovi la cultura calabrese, e loro ci tengono. Ma sono loro che la difendono. E loro la difendono, benissimo, e loro la difendono. Non è una responsabilità da attribuire no. al turista che no, viene. No, assolutamente, il turista, è chiaro poi, il turista viene e si trova in una massa che è al limite, manco lui stesso riesce più a gestirsi, insomma, e questo sia chiaro. Poi è chiaro, io non faccio un ragionamento, di tutta l'erba un fascio, io conosco, sono certo, amicissimo, sì. conosco napoletani, campani, salernitani, figurati, vado spesso a presentare libri, nel modo più assoluto. Secondo te a questo puntare, vorrei sapere anche la tua. Allora, voglio rafforzare il discorso sì, certo. di Francesco, perché una fascia enorme, una percentuale enorme di calabresi, musicalmente parlando, non conosce che cos'è la muttetta, no? Da queste la muttetta. La muttetta è una musica calabrese che si fa con pochi strumenti, va bene? E sì. magari nei tempi addietro si metteva la bottiglia di vino con i bicchieri e si suonava un po' come gli stornelli romani. Da queste parti io non l'ho mai vista, eppure mi piace perché è musica, perché ti trasmette qualcosa. Le cose belle non hanno bisogno del genere musicale, se sono belle possono attirare, se sono brutte, ahimè, qualsiasi genere può essere scartato. Detto questo però, sicuramente la cultura, io sono il primo e apro l'ennesima parentesi, no, scusatemi, io ho scritto un format che si chiama Premio Enotria, va bene?
tu sai meglio di me che cos'è l'enotria, purtroppo i politici del posto non sentono, va bene, dove potrebbe veramente creare alleanze etniche e creare cultura univoca, in quanto noi siamo figli dell'enotria da queste parti, certo, no? Prima della Magna Grecia. Ora, arrivati a questo punto, io dico, se dovessimo pensare attualmente con l'improvvisazione che c'è, scusatemi se ribadisco, noi dovremmo chiudere le pizzerie dove c'è scritto pizzeria napoletana da queste parti, pizzaiolo napoletano, dovremmo evitare di fare a gare a hockey, perché poi se si mettono a fare un ballo o un cavallo, ahimè, non è colpa di chi arriva, perché chi arriva, dei miei amici, modestamente di un certo livello sociale, non vanno dove fanno un ballo o cavallo o dove fanno altre cose, per carità, se ne vanno in altri posti dove magari, come dicevi tu, c'è la cultura. Se noi andassimo in questo momento a mangiare a Napoli, se ce la facciamo in tempo, probabilmente non ci daranno, come ti posso dire, lo spezzatino di cervo. E se arriva il norvegese a Napoli, si deve mangiare lo spaghetto a vongole, chiaro il concetto, sì, non perché il norvegese gli diamo il cervo, se no si stava a casa soi, lo dico in lingua madre. Però credimi, io sono meridionalista convinto, attivista, e difendo tutta la mia terra, da Civitella del Tronto a finire ad Agrigento. Per me Calabria, Campania, Basilicata è la mia terra, però sentire, insomma, offendere il napoletano, perché poi in Sicilia ci sono i siciliani, calabri calabresi, in Puglia i pugliesi, guarda caso in Campania ci sono i napoletani. I napoletani che, guarda caso, solo la città metropolitana conta oltre 3 milioni e mezzo di abitanti. Se un 10% di queste persone, tra virgolette, è napolese invece che napoletana, e il 10%, ma pure il 5% di questi 350.000 arrivano in questa zona, sono il virus inquinante, e di conseguenza noi dobbiamo arginare il virus. Dobbiamo, questo è il periodo delle vaccinazioni, dobbiamo creare l'antivirus. L'antivirus non è tanto difficile, ci vuole solo volontà. Magari lo spiegherò la mia idea dopo. Prego. No, io non credo di essere stato offensivo, se non è provocatorio, per aprire appunto questo dibattito. Questo io ci sto, perché appunto l'offesa è quando uno appunto è campanilisti, non è che dico noi calabresi siamo superiori a quelli. Io non parlo di questo, io pure sono d'accordo, pure io sono un meridionalista, eppure io ho un'idea del Mediterraneo più che del meridione, quindi io mi sento di appartenere più a una cultura mediterranea, e quindi ci stiamo tutti, i siciliani, i campani, ci stiamo tutti in questa cosa. Però qui noi abbiamo una, si è creata, poi non lo so, può darsi pure che è una cosa passeggera, però qui si è creata una mentalità che appunto chi viene qui non si propone come un visitatore, si propone quasi come un occupante. Noi portammi i soldi, vedi che se non vengo io tu morivi di fame. Questi sono ragionamenti che io sento, anch'io li sento. Li sento ovunque, sentiamo. E ti porterebbero proprio a un litigio. Io forse qualche giorno fa ho sentito in un supermercato una signora che appunto si lamentava con l'impiegato, con un'addetta del supermercato, che non aveva risposto subito alle sue esigenze, e lei subito verso questa ragazza ha detto: vedi che tu sei qua perché ci sono io che porto i soldi. Insomma. Quindi, del vero si sente anche tanto spesso dire da parte nostra che è una cosa, perdonatemi l'introduzione, è una cosa secondo me di una veramente cattiva educazione. Che venite a fare, statevene a casa vostra. E questa è la reazione che a una che dice questo, cioè io in quella istintivamente, signor, l'anno prossimo non ci venite, è andata a un'altra parte. Allora ti viene naturale, non è giusto questo ragionamento, però non è giusto manco questa mentalità di questo turismo di massa, che non è un turismo di qualità, è un turismo che ormai andava bene agli inizi, forse si pensava,
che quando facendo questa apertura, aprendo 100 ristoranti, aprendo, si pensava che si sarebbero arricchiti tutti quanti. È stato un turismo che è nato su una speculazione. E invece non è successo questo, è successo che è arrivata una massa enorme di gente. Non solo questo, c'è una differenza anche, hai detto bene tu prima, fra l'affittuario e il proprietario. Perché il proprietario, io conosco molti proprietari e loro sono d'accordo, si sentono effettivamente, certo, di stare bene in Calabria. Ne conosco tantissimi di proprietari di case, perché ormai sono qui da 40 anni e quindi ormai diciamo si sentono, poi semmai se ne sono andati in pensione, si sono proprio stabiliti qua e quindi quelli non li dobbiamo considerare. Quella è gente che effettivamente spesso litiga proprio all'interno stesso, dei propri condomini, litiga semmai con altri. Quindi c'è una differenza anche tra questa massa di affittuari, di gente diciamo quasi che arriva quasi di passaggio, che forse sono proprio quelli che creano tutte queste problematiche. Questa differenza io vorrei fare una domanda ad Umberto. Sì. Non credi che questo potrebbe sia anche uno dei problemi a cui si potrebbe trovare una soluzione? Cioè, essendo gli ospiti che vengono, e quindi i proprietari di casa che fittano gli appartamenti, certo, che non denunciano. Ma prendiamo l'esempio della Sicilia. In Sicilia non si affitta la casa, in Sicilia si affitta il posto letto. Allora tu se prendi una casa in Sicilia ti dicono quante persone siete, tu dici tre persone, e tre persone sono, e tre persone vanno là. Qua invece però, se affitti un appartamento di un mese possono venire anche 15 persone, ed è vero, io lo sperimento nel mio condominio, lo esperimento vicino, esperimento discussione che fanno di persone che hanno affittato, che poi si trovano 20 ragazzi che vengono qui per fare la movida, per stare nei paesi, che quindi figurate che cultura hanno di rapportarsi con i bruzzi, ma non se ne fregano proprio di andare a visitare un museo. Vengono qui, si fanno la nottata, semmai dormono, molti dormono anche sulle spiagge e poi se ne vanno. Insomma. Quindi, Francesco, tu nel mio caso rispondo alla tua domanda. Sì, pure. Sì, esatto, tu sfondi una porta aperta per quanto mi riguarda, perché sono anni che io ho portato il cartaceo addirittura a qualche sindaco, sì, va bene? E dire guarda, questa è la mia idea. Poi magari sono uscito e quello l'ha strappato, che dice, ma chi è sto fesso? Io sono il sindaco, va bene? Ahimè, a volte i ruoli ti danno anche questa aureola, sì, a volte pure immeritata, no? Ma comunque, certo, sei il sindaco, ahimè, e io sono solo Umberto De Rossi, quindi non conto niente. Però il punto qual è? Ci sarebbe da fare, io qua una legge, non la leggo perché è 5 pagine, quindi la lascio perdere, tanto i politici la conoscono, e bisogna dire una cosa. Sei convinto? Bisogna dire una cosa, caro Francesco. Allora, l'affittuario è non sempre una persona per bene e non sempre una persona cattiva. Ci sono i mezzi per bloccare questi vandali che non hanno patria, arrivano da Zozzonia. Infatti tu li definisci barbari senza patria. Barbari senza patria. Senza patria. E se ce l'hanno si chiama Zozzonia, che non è identificata sul globo, sulla carta geografica, non si è capito da dove arrivano. Perché, ripeto, io ho un minimo di esperienza nel settore, l'ho fatta. Detto questo, allora, prima di tutto, noi dobbiamo imparare la politica del sorriso, perché fino all'8-10 di luglio, se domandi a qualche esercente mediamente, ti risponderà, non c'è niente. Che possa essere diamante, scalea, tortora, eccetera, eccetera, è uguale. Verso il 4-5 agosto cominciano a riprendersi e quei 10-15 giorni vanno spediti, non guardano in faccia a nessuno, non sempre preparati all'urto, ma ahimè, uno non è che si può preparare per 15 giorni, insomma, ci vorrebbero migliaia di euro in più e non è possibile sul piano del fatturato. Ma il problema è che la settimana successiva al 15 agosto Michis quando se ne vanno. Allora vi dovete decidere se volete i turisti o non li volete. Poi c'è sempre quel cretino di turno che dice noi portiamo i soldi. Ma quando un mio amico si sente dire da un netturbino a Scalea, quando chiede queste più o meno testuali parole, scusate, quando è che prendete la spazzatura da questo mini condominio dove ci sono solo persone che hanno comprato seconda casa e tutti gli anni arrivano? Sì.
Questo signore che doveva prelevare la spazzatura gli risponde: voi potete aspettare, voi siete ospiti. Allora, fermo restando, qua, se mi dai qualche attimo, certo. Fermo restando che questi signori è vero, ma è vero, vero, vero che portano soldi, nel senso che pagano le tasse per un anno e usufruiscono di servizi per 20-25 giorni, ma proprio al massimo, no? Ora, il proprietario. Io parlo del proprietario, i vandali non ce li ho in considerazione, sì, detto francamente. Sono non li tengo proprio stessa. In considerazione. Quello è un virus che va fermato. E ci sono i mezzi. Ma la cosa è, io l'ho sentito dire da un sindaco molto molto in auge, 3 settimane fa in una riunione quasi internos con associazioni eccetera, magari starà ascoltando e sa di chi parlo, quando dice voi associazione culturale eccetera eccetera dovete impegnarvi a fare qualcosa, perché il turista, quello di seconda casa che viene qua per passare le vacanze, perché tutto sommato è un posto bello, certo, accogliente, sì. E si sta tranquilli, va bene? Noi dobbiamo fare di quei famosi ipotetici 300 euro, e questi ne usufruiscono se no per 20-25 euro, una parte di questi soldi li dobbiamo reinvestire su loro stessi, certo, che hanno pagato le tasse, offrendo dei servizi, offrendo del divertimento, offrendo degli svaghi. Qua, a parte le strutture private, caro Francesco, e tu lo sai molto meglio di me, non c'è nessun comune che organizza escursioni. E poi voglio finire, un turista come si deve, no? Che non ha la palla al piede della casa comprata, sì, qua, e non riesce a venderla, che dovrebbe venire, perché a noi potremmo tappezzare degli edifici interi dei vendesi, vabbè, io sono molto diretto come te. Allora, quando il turista per la prima volta vorrebbe venire qua fittando un appartamento, alza il telefono, mi scusi, sai, io, mia zia che è anziana, c'è un punto sanitario? No, no. Noi non parliamo bene italiano, c'è la possibilità di interloquire in inglese? No. C'è la possibilità di andare da un comune all'altro perché voglio vedere tutta la riviera? C'è la possibilità di autotrasporti? Va bene? No. E continuiamo con i no. Allora, questo è il punto. Finito, sì, ho finito. Mi aggancio a questa tua cosa. Questo, diciamo, è un ragionamento a parte. Allora, i sindaci della nostra costa, diciamo, subiscono questo turismo di massa. Non si sono mai posto il problema né di come qualificarlo né come organizzarlo. E quindi è tutta alla giornata, tutta la giornata. Gli assessorati al turismo, sapete a cosa servono? Servono a organizzare le feste. Organizzare le feste, al limite ci si fanno pure qualche cresta sopra. Sempre quando il cartellone esce in tempo. Come? Sono fondamentalmente sagre le feste. Fanno questo. Loro fanno solo questo. Non è che loro si mettono a tavolino prima, a settembre si mettono al tavolino e dicono: allora vediamo un po' come possiamo organizzare, riorganizzare, come possiamo riorganizzare le cose, come... No, per loro è tutto va tutto da solo, per cui il lido balneare disonesto si frega ogni giorno 2 metri di spiaggia libera, non la pulisce, i turisti che arrivano o i residenti stessi che arrivano sono costretti a mettersi in dei pollai che ti porta poi a litigare, è chiaro, no? Perché basta che trovi uno, come è successo altre volte a Ricade, è successa una rissa che ha coinvolto 40 persone sulla spiaggia più bella di Capo Vaticano, hanno litigato per questione proprio di spazio, di una spiaggia che era ristretta. Allora, se non c'è organizzazione in partenza e tu accetti questo turismo così come viene, allora è chiaro che tu metti 2 galli nello stesso pollaio, è chiaro che prima o poi litigano, è normale. Quindi intanto devi organizzare prima. Facciamo un esempio anche di quella gente dei barbari che tu dicevi. Nei villaggi turistici, in tutti i villaggi turistici, da Praia, da Mantè, tutti i garage sono quasi stati tutti trasformati in mini appartamenti. E ritorniamo in meno appartamenti di partenza. Chi non dovrebbe controllare? Hanno controllato i comuni. I comuni controllano l'abitabilità, hanno ricevuto l'abitabilità di questi
di questi bassi sotto bassi, nemmeno i bassi almeno sono a un livello di forza su garage che vanno sotto le villette che sono state costruite, sono trasformate tutto quanto, perché è chiaro. Poi la convenienza, io faccio, spendo 2000 euro per aggiustare un garage o una cantinella, il primo mese di luglio incasso 2000 euro, mi vengono 10 ragazzi che ci vengono a stare lì, che vengono solo a dormire dopo che hanno fatto la movida, che me ne frega. Oppure dormono a turno. Oppure dormono a turno, io ad agosto ne incasso 3.000. Allora è chiaro, quindi c'è una spinta alle illegalità che sfugge. Francesco, ma c'è ancora oggi? Che sfugge al controllo. C'è ancora oggi, è passato sulla mia pelle, l'ho visto con i miei occhi, che il proprietario autoctono dell'appartamento fitta il proprio appartamento e lui Agus se ne va giù nel suo garage. Sì, è successo anche okay. Allora veramente c'è un marasma di illegalità pazzesca. Sì. Ma l'illegalità, scusami se ti ho interrotto, scusami anche no, tu, vai avanti, si blocca soltanto con delle decisioni ferree. Allora io in quel cartaceo di cui accennavo prima ho scritto a qualche sindaco che se noi facessimo pagare di questi tempi ormai, perché quando l'ho scritto era meno la cifra, ma adesso l'inflazione dobbiamo aumentarla. Allora, se arriva il signor De Rosa, va bene, che vuole fittare dalla signora Di Bella, la signora Di Bella deve chiedere autocertificazione, fotocopia dei documenti e il contratto dove c'è scritto 2, 3, 4, 5. In più deve dare al signor De Rosa una carta autografata dei servizi che ci sono nell'appartamento. Sì. Ok? Il giorno, però poi mi dice, signor De Rosa, mi deve dare, a parte il nostro patto, mi deve dare 50 euro perché io domani devo andare al comune, devo versare questa somma, la quale insieme a tante altre formerà una cifra per fare una task force. Va bene? Sì, certo, sì. Affinché se la signora Di Bella vede che invece di 4 siamo 10, può telefonare e dice venitemi a liberare di questi barbari. Certo. Oppure se la signora mi ha detto che c'era lo scaldabagno, lavatrice e televisore, io non trovo niente, posso andare io al comune di la signora è una truffatrice. E per finire, nel momento in cui ovviamente il comune riceve che il signor De Rosa o è latitante o è un venditore di stupefacenti o come sia, nel momento in cui lo dà ai carabinieri, saranno i carabinieri a provvedere. Intervenire direttamente. Quella task force di cui parlavo possono essere 10-12 ragazzi, no? Vabbè, che non devono fare altro che controllare, andare. Poi, sempre in virtù, pensiamo Scalea, 27.000 appartamenti, se no 9.000 sono residenti, gli altri sono seconde case. Se nemmeno uno scaleotto paga le tasse, con quello che si recupera dall'altro lato ce la facciamo lo stesso. Adesso non me ne vorrà il nostro amico sindaco di Scalea, ma bene o male, a matematica. Ora posso capire i comuni in predissesto, posso capire tutto, ma questo è un problema atavico e dobbiamo trovare le risorse per mettere su strada dei ragazzi, invece di mettere quello che controlla il parcheggio, no? Controllami come si fa l'ordine pubblico, ok? A me non mi serve quello che vede che tu non hai pagato e ti fa 50 euro di multa, a me serve quell'altro che sta facendo un danno molto più grave, certo, di bloccare quello là, ok? Quindi, quindi si infatti, ritorna sempre all'origine. Allora, l'illegalità si crea dove non c'è controllo. Io non è che dico, non è che voglio la militarizzazione dei paesi, che no, sarebbe una cosa assurda a farlo e non sarebbe manco, diciamo, civile farlo. Però se non c'è un minimo di controllo sulla circolazione delle persone e anche su questo fatto degli affitti, per esempio le ordinanze, il Comune di Diamante ha fatto un'ordinanza in questa, sì, direzione, che bisognerebbe prima di fittare, ma poi chi controlla? Siccome su migliaia di appartamenti che vanno in fitto, su migliaia di appartamenti che vanno in fitto. Quindi sono ordinanze che rimangono prima. Rimangono prima di qualsiasi cosa. Allora, Francesco, io ho fatto una cosa semplicissima, ma ultimamente c'è stata la polemica sul mare sport, che sarebbe pure bello fare una trasmissione sulla questione del mare. Allora, sul mare sport, io ho detto, guardate, una cosa semplicissima,
quando, siccome gli autospurgo gira, la provincia di Cosenza ha fatto un'ordinanza che è vietata la circolazione degli autospurgo dalle 22 di sera alle 6 di mattina. Vabbè, ok. Però durante il giorno, chi li controlla? Un autospurgo che parte da Scalea, una ditta di autospurgo, che viene a Diamante, viene a spurgare un pozzo nero. Dove va? Allora, io ho fatto una proposta al comune di Diamante e ad altri comuni, insieme all'associazione ambientalista. Mettete una persona, ogni comune, con un numero verde, l'autospurgo, quando entra nel paese, dice: guardate, vedete che sto andando a casa di Francesco Cirillo a fare la pulizia. Una volta che l'ho fatta, vado a buttare al depuratore di. Certo. Allora, io a un certo punto, dopo un anno, so tutti quelli che hanno i pozzi neri nel paese, certo, quindi ho la situazione sotto controllo. E ho la situazione sotto controllo in entrata e in uscita. Quindi quella ordinanza giusta di mancanza di circolazione la notte mi sta bene, però se il giorno non c'è controllo su quello che c'è, e parliamo di migliaia e migliaia di pozzi neri, non è che parliamo parliamo di villaggi interi. Abbiamo visto quello che ha detto il sindaco di Santa Maria, Ugo Vetri, certo. Ha detto: io ho allacciato tutto, mi rimangono 30 case da allacciare, quindi vuol dire che il comune di Santa Maria è sotto controllo, certo. Ma Scalea, Diamante, Belvedere, eccetera, hanno fatto lo stesso discorso, avendo anche loro migliaia e migliaia di appartamenti. Allora, questo è il ragionamento. Allora, è inutile che noi diciamo il mare è sporco, ma se ci sono gli scarichi non controllati, sarà sporco sempre. E a quel punto mi riallaccio al discorso all'origine. Come pretendiamo di qualificare il turismo se noi non siamo in grado da 40 anni di dare una proposta seria, un'alternativa seria? Perché appunto gli assessorati pensano a farsi vedere belli, che arriva sicuramente, quando arriverà Gigi D'Alessio, si faranno le fotografie insieme a lui, e si pensa così di fare turismo. Non è così che si fa turismo. Vai, Francesco. Perché ahimè anche su questi campi, sul campo organizzativo di spettacoli, forse qualcosa la so. Un Gigi D'Alessio costa decine di migliaia di euro. Pensiamo che una banda di ragazzi a 1300 euro al mese, lavorando in zona, 10, 12, 15 ragazzi per paese, mettiamo 1300 compreso le tasse, 2000, arriviamo a quanto per 3 mesi? 50, 60 mila euro. Forse abbiamo salvaguardato 500-600 mila euro, no? Certo, di danni? Sì. Perché il danno non è solo quando si rompe il tavolino o la sedia, il danno è proprio culturale, va bene? Noi qua non abbiamo la destagionalizzazione, non sappiamo che cos'è. Problema. Vogliamo fare, posso dire in napoletano, Napoli una festa, brabum, in un lampo, papum, che me ne frega, 15 giorni di lavoro, poi me voglio stare sul letto, altro che divano, no? Che vabbè, è un altro argomento, ogni tanto mi scappa, vabbè. E quindi il punto è proprio questo, caro Francesco, no? I comuni che se lo possono permettere a volte fanno l'errore di valutazione. Facciamo arrivare Gigi D'Alessio, magari facciamo arrivare pure qualcun altro ancora più noto, qualche artista internazionale, ma creiamo le basi, no? Perché poi, se facciamo le cose, per così dire, ad alto livello, dobbiamo rispondere anche con l'abito giusto. Certo. Non possiamo presentarci in una serata di gala col jeans e magliette, perché vuol dire che non eravamo proprio preparati culturalmente. Poi ci sono quei paesini che si arrangiano a fare la festicciola e si lamentano che in quel luogo la gente si sposta nel paese a fianco, lì nasce il campanilismo, ma perché quello che cosa ha più di me, eccetera eccetera, certo, perché bisogna dire la verità, vabbè. Per fortuna in questi ultimi 2-3 anni qualcuno già si era anticipato, sta cambiando un po' la politica locale, alcuni sindaci guardano meglio avanti rispetto a quello, certo, che abbiamo, sì, visto nel passato, no? Io volevo dire una sciocchezza tra le tante che sto dicendo: noi a Scalea
abbiamo visto come è stato costruito, tranne una piazza che non vorrei nemmeno nominare il nome, tu mi comprendi, piazza Garibaldi, che è un incrocio prima di arrivare alla stazione, non c'è un incrocio, sono tutti incroci a chicane, va bene? Figurati che lungimiranza, nemmeno un quadrivia si è riusciti a fare. E sono tutti palazzi nuovi, perché ci sono le foto degli anni 60 dove c'era la piana quasi sterminata, no? Bella, si poteva pensare veramente a una Florida. Sì, Scalea più di tutti a questa piana invidiabile, magari in tutta Italia, non in tutta la Calabria, c'è poi la piana di Sibari e la piana di Lamezia, che può dire la propria, ma Scalea rispetto, sai, Praia, Tortora, eccetera, qui potevano fare tanto. Ahimè, la stessa Petrosa doveva diventare un punto d'élite e invece un posto abbandonato. Assolutamente, la sì. Signora o affittuaria o proprietaria d'appartamento a luglio, che il marito continua a lavorare perché ha un'impresa, lavora eccetera eccetera, non sa come fare per andare al mare. Quella gente paga le tasse, ha investito posto. Paga le tasse e comunque se non va al ristorante deve pur mangiare, quindi si rivolgerà in un market, supermercato, quello che vuoi, e contribuirà alla vita economica della società. Perfettamente d'accordo. Sì, va bene. Quindi per concludere, io direi che ognuno ha il turismo che merita, perché tante piccole scelte sbagliate degli anni scorsi oggi provocano queste conseguenze, che tra l'altro vanno avanti da 30 anni, cioè noi ne parliamo ogni anno come se fosse una novità, ma sono 30 anni che sentiamo questi discorsi. Io ho la fortuna di essere nato nel 1950 e quindi ho avuto la fortuna di vedere questa zona prima degli anni 80, avevo 20 anni e quindi so quello che prima era. Prima dello scempio. Prima dello scempio, quindi almeno ho avuto questa fortuna di vedere paesi bellissimi che vivevano di cedro. Noi immaginiamo, il cedro era una ricchezza, noi eravamo ricchi veramente, perché avevamo il cedro e il cedro veniva quotato in borsa a Milano e aveva un indotto di migliaia di persone, perché c'erano i bottai, c'erano i salinatori, c'erano quelli che è un'industria che sta riprendendo questa, ma pochissimo rispetto a prima, era una cosa enorme, certo, era sì, una cosa enorme, era una cosa enorme, ed eravamo tutti ricchi, c'era una ricchezza, era una ricchezza alla quale potevano attingere tutti quanti. Poi c'era la pesca, se noi pensiamo che ogni paese aveva una marineria di 100-150 pescatori, aveva 40-50 barche in ogni paese, e quindi ed era e si calcola, e quella è la ricchezza, l'agricoltura, gli ulivi, il vino, è tutto. Allora, se noi vediamo tutto questo e lo vediamo oggi, è scomparso. Oggi che cosa troviamo? Ah, l'unica cosa bella che abbiamo, scusa, è che quando costruiscono i villaggi turistici, cioè gli danno il nome di quello che hanno distrutto, per cui trovi il villaggio del cedro e lì c'erano cedriere, mo sono tutti villaggio dell'ulivo, villaggio del buon vino, e hanno distrutto i calanchi, che erano per esempio una ricchezza geologica unica nel Mediterraneo, a Belvedere. L'argomento meriterebbe ore e ore di discussioni. Prima ho dimenticato di dire una cosa importante. Io avevo cercato di invitare qualche politico che ci desse la possibilità di parlare anche con loro. Certo. Hanno tutti da fare in questo periodo. Forse devono accompagnare i Biagio Izzo o i Gigi D'Alessio, non lo so. Sono vabbè. Comunque, ce la siamo cavata noi tre, penso, tu da moderatrice, che ne io pensi? Molto meno, però. Magari siamo stati un po' lunghi e apparentemente ci siamo confrontati nel dibattito, ma poi alla fine pensiamo le stesse cose. Sì. Infatti su quello riflettevo. Questo incontro nasce per chiarire delle posizioni diverse, ma io lo sapevo, alla fine sì, ci troviamo tutti d'accordo, perché l'onestà intellettuale impone di dire le cose così come stanno. E poi volevo chiedere a te se tu hai notizia
di quanti assessori al commercio, al turismo, eccetera, fanno, diciamo, riunioni con i vari settori durante l'anno, se qualche comune organizza dei corsi di lingue straniere per operatori. Lasciamo stare gli operatori, perché qua sono operatori eccellenti, sì, certo, ne conosciamo molti, no? Quegli operatori un po' più così, diciamo, alla buona, se si organizzano in una bella sala, c'è il professore d'inglese, poi domani arriva quello di francese, eccetera, eccetera. Ci vorrebbe anche il russo, vabbè, per il momento il russo, no, teniamolo fuori. Non ne parliamo neanche. Cioè, tu con quattro soldi, va bene? Potresti avere la possibilità che quando io entro dico good morning, oh good morning sir, please, ok? Tre parole, non è che devi fare molto. Non ho notizie, Umberto. Grazie. Ok, grazie per averci ascoltato, ringrazio i nostri carissimi ospiti, perdonate il mio imbarazzo e alla prossima, buona giornata a tutti. Grazie, grazie veramente, io da padrone di casa, come mi ha definito la nostra amica Cristina, gli faccio i complimenti, non era facile perché avere due personaggi come me e Francesco come debutto, veramente se l'è cavata alla grande, e gli faccio un plauso, grazie ancora. Arrivederci a tutti. Ci fermiamo con il sorriso, è la cosa più bella.